Professore, lei ha ribadito la necessità di riaffermare ogni anno anche le radici cristiane. In questa occasione un appuntamento è stato anche confermato ieri a Verona per quanto riguarda i cristiani perseguitati, diventerà itinerante dopo quello di Milano. Sì, fortunatamente abbiamo trovato un alleato forte nel comune di Verona, la nuova amministrazione comunale, in particolare il vice sindaco l'onorevole Lorenzo Fontana, che è molto sensibile a questi temi, al tema delle radici cristiane, al tema dei cristiani perseguitati nel mondo, e quindi questa alleanza è molto importante per noi perché ci permette di fare rete sempre di più sul territorio per trasmettere questo messaggio di sostegno alla causa dei cristiani perseguitati. Purtroppo un tema che ancora i nostri principali media e anche a livello internazionale snobbano, o comunque è un tema che non viene trattato con la necessaria attenzione, e tutte queste iniziative sono fondamentali proprio per tenere accesi i riflettori su un dramma che colpisce milioni di persone nel mondo.